Io chiederei al sistema audio-video della Camera di attivarsi, se non è stato già fatto, e mi limito a qualche considerazione di carattere personale, ma ovviamente in primo luogo di carattere istituzionale, e quindi benvenuti alla Camera dei Deputati, nella sala stampa che ovviamente è dedicata a momenti di interlocuzione con il pubblico, con i giornalisti e, come avviene oggi, alla presentazione di libri, pubblicazioni che hanno una attinenza speciale con le politiche, in questo caso degli italiani nel mondo. Francesca, prego. La senatrice Lamarca, ovviamente, che saluto assieme ai miei colleghi Toni Ricciardi e Cristian Di Sanso, e chiedo di accomodarsi. Adesso chiederò anche loro poi di integrare questo mio breve saluto iniziale con i saluti, se vorranno farlo, dei miei colleghi. E non è un caso che oggi siano qui per adesso ben quattro parlamentari eletti all'estero, e vengo subito, insomma, al motivo della presentazione, perché abbiamo innanzitutto con noi un amico, e forse dico poco, no, dicendo un amico, anche un nostro riferimento culturale, politico, una persona che ha condiviso con me e con altri eletti all'estero, ma vedo anche poi Eugenio Marino, che per tanti anni ha avuto anche la responsabilità all'interno del Partito Democratico delle politiche per gli italiani all'estero, e anche altri amici, Franco Danieli, che ha avuto anche incarichi di governo in questa materia. Ecco, sto parlando di Norberto Lombardi, credo uno dei massimi conoscitori, ma anche interpreti della realtà plurale, complessa, frammentata, storicamente consolidata delle nostre collettività che vivono all'estero, e che oggi presenterà insieme a due, diciamo, illustri esperti, anche loro della materia, del mondo accademico, al professor Martelli, al professor Massullo, la sua ultima fatica, la sua ultima opera, altrove, dedicato ad alcuni profili, a 20 profili di intellettuali molisani della diaspora. Ovviamente Norberto in questo caso è anche parte in causa, essendo lui con molto orgoglio e con molta tenacia, come tipica di questa terra, rappresentante del Molise. Io voglio soltanto dire, avendo letto alcune pagine, ancora no, perché non ho visto tutta l'opera, ma avendo già sbirciato un po' dal PDF l'opera di Norberto Lombardi, che ci ho ritrovato in realtà soprattutto i motivi ispiratori di una nostra proposta di legge. Dico nostra perché poi all'epoca, grazie anche all'ispirazione del professor Lombardi, di Norberto, e oggi reinterpretata, insomma, ovviamente la adegueremo anche ai tempi mutati, abbiamo ripresentato qui alla Camera, di insegnamento multidisciplinare delle migrazioni nelle scuole. Ecco, una proposta alla quale sono personalmente legato, ma ripeto, credo che sia patrimonio di noi eletti all'estero. E sottolineo la parola multidisciplinare, che riguarda non soltanto il riferimento alle migrazioni come un tutt'uno, e quindi non soltanto alla emigrazione o alla immigrazione, ma anche al fatto che quando si parla di emigrazione, in questo caso, e il libro
di Norberto è molto eloquente, lo si fa davvero con una prospettiva assolutamente ampia che attraversa diversi settori della conoscenza. I profili di cui parla per questo libro parlano di economia, di identità, di dimensione enogastronomica, di cultura, di storia, di scienza, ci sono scienziati, politici, intellettuali. A me ovviamente ha colpito, e stamattina leggevo con molta emozione anche le pagine dedicate a Torquato Di Tella, un nostro ambasciatore, tra l'altro argentino in Italia, rappresentante di questa diaspora che ho avuto anche la fortuna di conoscere, un sociologo, tra l'altro, un fine intellettuale. Ecco, e anche in questa commistione voglio ricordare, assieme a Di Tella, ambasciatore argentino in Italia, molisano con grande orgoglio, anche qualche anno fa Andrea Matarazzo, ambasciatore del Brasile in Italia, anche lui figlio della nostra grande migrazione, no? Quindi vedere come anche nella diplomazia, non soltanto italiana all'estero, ma anche straniera in Italia, si intersecano queste storie e questo vissuto. Ecco, io mi fermo qui. Credo che, Norberto, questa presentazione non è casuale oggi, perché mi sembra che siamo anche nella settimana o nelle giornate dedicate alla fiera, no, del libro, delle case editrici considerate tra virgolette minori, ma che in realtà sono poi portatrici, come in questo caso, di una grande storia che noi dovremmo avere il coraggio, la forza e la determinazione anche in Parlamento, e per questo sono contento della presenza dei miei colleghi, di incentivare, sostenere, in particolare quando si parla poi di presenza e di storia degli italiani nel mondo. Ecco, io mi fermo qui, avrò un ruolo da moderatore. Vorrei chiedere con molto piacere ai miei colleghi che sono qui presenti, alla senatrice Lamarca e anche ai deputati Toni Ricciardi e Cristian Di Sanzo, di completare questo mio saluto, e mi fa molto piacere con un loro intervento introduttivo che completa questa prima parte, e poi passeremo agli esperti che ci hanno voluto onorare della loro presenza. Prego, Francesca, ti darei la parola per un saluto, se preferisci. Ti puoi accomodare qui? No, no. Allora, grazie a Francesca, grazie alla senatrice Lamarca, appunto, con la quale abbiamo condiviso non soltanto la comune amicizia con il professor Lombardi, ma anche un mandato qui alla Camera. Prego, l'onorevole Di Sanzo e Toni Ricciardi, se ti accomodi qui, grazie. Allora, intanto buongiorno a tutte e tutti, ben ritrovato Norberto. Allora, io oltre che conoscere Norberto da anni, sono un cliente di Norberto, perché ripetutamente acquisto libri su Cosmo e Annone, che è una casa editrice indipendente, non minore, indipendente, che dal punto di vista lessicale cambia notevolmente, e credo che faccia una grande operazione, perché soprattutto essendo entrambi delle aree interne, poi possiamo disquisire sulla qualità delle aree interne. Io una, è del caciocavallo, io ovviamente con Norberto ho avuto la contezza che il Molise esiste, quindi
Al di là delle battute, intanto io lo ringrazio per lo sforzo che fa come casa editrice perché ci consegna opere significative che hanno l'attenzione non solo per questioni nazionali del fenomeno migratorio, ma anche questioni, diciamo, prettamente territoriali, di territori dai quali la migrazione realmente è partita, perché la migrazione italiana è soprattutto intanto l'emigrazione della provincia italiana. È bene ricordarlo, perché poi nelle grandi narrazioni sì, tutto viene accomunato nelle grandi città, nei grandi spazi urbani, ma in realtà, come già ci ricordava Nitti nel suo volume del 1888, L'emigrazione italiana e i suoi avversari, l'emigrazione parte dall'entroterra della provincia italiana. Ora, in questo volume Norberto compie uno sforzo non indifferente. 20 racconti significa un approccio, come sapete, qualitativo, all'interno del quale non solo si descrive l'impatto di 20 personalità che hanno in un certo qual modo segnato la storia dei paesi nei quali sono arrivati, sono nati, sono cresciuti e quant'altro, ma soprattutto segna anche, come dire, questo eterno richiamo alle radici territoriali, ma non come una sorta di contrapposizione rispetto ad altre, ma rispetto a, come dire, il richiamo a delle caratteristiche territoriali che nel territorio dal quale ci si richiama sono completamente sconosciute. Chiudo. In sostanza, uno se pensa ai territori del margine, generalmente vengono in mente grandissime personalità, in molti casi della politica, no? Lo dico, colgo l'occasione perché ieri abbiamo commemorato Gerardo Bianco, allora improvvisamente si è ricordata che l'Irpinia aveva un grande statista, servitore delle istituzioni, come è stato definito ieri da Fontana. In realtà queste radici creano anche, come dire, la consapevolezza territoriale nel rivedere il territorio al quale in un certo qual modo si fa riferimento con occhi diversi. In sostanza, diciamo che non è che ce ne sia bisogno, lo riqualifica, cioè nel senso che dire da territori che vengono visti come territori del margine, sono nate, sono cresciute, hanno origine, personalità che poi hanno fatto strada e spazio in giro per il mondo. Io ti ringrazio vivamente per questo nuovo contributo che dai alla conoscenza della storia della migrazione italiana. Un grazie a Fabio Porta, all'onorevole Fabio Porta per aver organizzato questo evento. Grazie, grazie all'onorevole Toni Ricciardi. Saluto anche l'onorevole Matteo Mauri che ci ha raggiunto nel frattempo, che conferma, come sempre Toni ci ricorda, che le nostre questioni non sono da ghetto, ma sono di tutta l'Italia, di tutti gli italiani, quindi del Parlamento nel suo complesso e non solo degli eletti all'estero. E do la parola volentieri a Cristian Di Sanso, deputato eletto per la ripartizione Centro e Nord America. Grazie, grazie Fabio. Cioè, farò breve, visto che l'onorevole Ricciardi già ci ha detto molto come questo libro si lega alla storia dell'immigrazione. Voglio ringraziare Norberto proprio perché questo libro, che ho avuto ora modo di dare anche un'occhiata alla struttura, a quello che ci dice, queste 20 storie raccontate con l'animo di chi è emigrato, alcune storie di chi è nato in Nord America ed è tornato, ci raccontano non solo dal punto di vista dell'emigrazione, ma anche dal punto di vista dell'animo di queste persone. Credo sia stato un bello sforzo questo di raccontarle in prima persona, perché ci fa capire anche la sofferenza, ci fa capire lo spirito e l'approccio che ci rende anche vicino a quelli che sono un po' gli eventi odierni che vediamo ogni giorno nelle notizie di quella che è l'immigrazione oggi, ma anche di quella che era tempi fa, quando insomma chi immigrava eravamo noi. Quindi ecco, questo libro credo sia un bellissimo sforzo per raccontare quella che è la storia di italiani, in particolare mi riferisco al Nord America, in Nord America, proprio per raccontare
l'immigrazione da una prospettiva umana e da una prospettiva del territorio, anche come ci ricordava l'onorevole Ricciardi, perché credo che proprio in una prospettiva non solo di rendere a conoscenza di quella che è la nostra storia, ma anche una prospettiva di far conoscere anche agli italiani in Nord America quella che è la loro storia. E quindi ecco, forse poi una traduzione in inglese di questo libro credo potrebbe essere un prossimo passo, Norberto, perché credo sia, in questo caso si collocherebbe molto bene anche all'interno di quella che è poi l'iniziativa del turismo delle radici, perché sappiamo che il Molise sarebbe, è una regione che di fatto potrebbe beneficiare molto da questo tipo di iniziative. Se ricordiamo il famoso hashtag Facebook, il Molise non esiste, che invece è una regione che da questo punto di vista può dare molto, e quindi ecco, riuscire anche a valorizzare gli sforzi, a svalorizzare questi sforzi culturali all'interno di quelle che poi possono essere iniziative anche per gli cittadini che vivono all'estero, credo sia molto importante per far conoscere la nostra storia e per valorizzare i nostri territori. Quindi grazie Norberto per questo sforzo. Allora, grazie davvero a Cristian, grazie ai colleghi per questi saluti. Come vedete la sala è piena, ecco, questo credo che sia l'auspicio di un successo di pubblico ma anche di critica per il libro. Abbiamo dovuto contenere le presenze perché avevamo già superato, e questo credo Norberto sia già un indice molto importante dell'interesse che c'è attorno al libro. Allora, come vi accennavo, abbiamo due illustri studiosi, il professor Sebastiano Martelli dell'Università di Salerno e lo storico Gino Massullo, ecco, entrambi studiosi delle vicende, della cultura, dell'emigrazione italiana nel mondo, che a differenza di chi ha parlato fino adesso, credo hanno avuto la possibilità e la fortuna già di leggere, immagino, il libro e l'opera di Norberto Lombardi. Quindi chiederei a loro due di intervenire. Prego. Ma uno dei miei maestri all'università in cui ho svolto la mia carriera, all'inizio di questa carriera, poiché dirigeva una rivista e quindi ci chiedeva di recensire le ultime novità librarie, e alla domanda quale criterio seguire, lui rispondeva immancabilmente: dovete rispondere alla domanda se il libro è utile o meno. E sicuramente questo libro di Norberto Lombardi è un libro di notevole utilità per una platea di variegata di lettori, come veniva fuori già adesso dagli interventi che mi hanno preceduto. Cioè, sicuramente è una platea di studiosi, di addetti all'informazione, persone impegnate nella politica e nel sociale, e lettori genericamente, diciamo, interessati a conoscere un fenomeno storico di grandi dimensioni, qual è stata l'emigrazione, la grande emigrazione italiana a partire dagli anni 80 dell'Ottocento e per tutto il Novecento, soprattutto poi fino agli anni 60 del secolo scorso. Ora, un'emigrazione che, come sappiamo, ha segnato profondamente i processi storico-sociali del nostro paese, spesso influenzandoli anche. Ecco, può essere un libro utile, secondo me, nel collegamento fra grande emigrazione e immigrazione in Italia oggi. Credo che anche sotto questo aspetto può essere un libro utile, perché spesso gli studiosi della nuova immigrazione italiana dimenticano l'altro, quello che c'è dietro, e in che modo, diciamo, la conoscenza, lo studio della grande immigrazione può dare suggerimenti di carattere culturale, ma secondo me anche di carattere politico-sociale, all'oggi, cioè a come gestire e come valutare i fenomeni migratori di oggi. L'aspetto più interessante, secondo me, di questo libro è che esso è frutto non solamente di studio, ma, come veniva già opportunamente ricordato negli interventi precedenti, ma di una attività ed esperienze dell'autore per oltre un trentennio nel mondo delle migrazioni.
in cui la dimensione culturale, aggiungo dopo, di studioso, si è strettamente intrecciata a quella politica, sociale, istituzionale in cui Norberto Lombardi è stato coinvolto in questi stessi decenni. Credo di poter dire, non per obbligo di amicizia o di situazione in questo momento, di poter dire, anche perché essendo uno studioso, chiarisco subito, sono un italianista, un letterato, quindi ho studiato la letteratura dell'emigrazione, sia pure con molta attenzione inevitabile alla storia, alla sociologia, all'antropologia, alla linguistica. Dico, secondo me poche persone nel nostro paese possono vantare un curriculum così variegato e completo, e che ovviamente la lettura di questo libro evidenzia. E cioè una conoscenza delle comunità italiane all'estero non occasionale, perché mi pare che venisse già ricordato prima, cioè che Norberto per un trentennio ha visitato le comunità italiane all'estero, dal Nord America, dal Canada, dagli Stati Uniti, all'America Latina, all'Europa. E un'esperienza che contemporaneamente era collegata a quella istituzionale, perché come forse tutti sapete, per un ventennio è stato componente del Consiglio Generale dell'Italia nel Restero. Un ruolo svolto, questo non c'è bisogno di sottolinearlo, è un ruolo svolto con grande competenza, impegno e passione. Norberto Lombardi è stato una voce, direi, non secondaria del dibattito politico-culturale di un passaggio particolare storico del nostro storico politico, in cui si inserisce poi la legge del voto degli italiani all'estero e la collegata riscoperta delle comunità italiane all'estero, cioè di quell'Italia fuori d'Italia, come è stata definita, per troppo tempo guardata con con stereotipi che sono stati condivisi poi anche a livello culturale. Ho cercato questo di verificarlo anche negli studi che ho prodotto sull'immaginario, sulle percezioni e rappresentazioni dell'emigrazione nel nostro paese, ma anche fuori dal nostro paese. Nello stesso tempo, l'impegno politico-culturale ha consentito a Norberto di avere una conoscenza del mondo di partenza, innanzitutto della sua regione d'origine, appunto il Molise, come è stato già detto, e c'è poi una terza componente di questo background che è dietro il libro, cioè che poi bisogna conoscere. Per questo sto cercando di soffermarmi questo aspetto, perché questo poi spiega struttura e analisi e altro di questo libro, cioè il suo impegno di studioso, perché nel mentre era impegnato a livello politico, istituzionale sul tema dell'emigrazione, contemporaneamente frequentava gli studi che a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso hanno completamente cambiato la ricostruzione e l'analisi del fenomeno dell'emigrazione da diversi punti di vista. Quindi per gli studi che contemporaneamente venivano svolti appunto a partire da quel passaggio storico della fine degli anni Ottanta del secolo scorso, sia da parte italiana sia da parte dei paesi di accoglienza dei nostri emigrati. E Norberto si è inserito in questo filone anche di studio e di analisi con una sua con una sua postazione particolare, in cui metteva insieme appunto da un lato l'esperienza diretta sul campo, di cui queste 20 interviste sono il frutto, e contemporaneamente il fatto di seguire gli sviluppi degli studi sia a livello nazionale che internazionale, non soltanto, per fare un cenno, il problema del multiculturalismo in Canada o gli studi sul transnazionalismo e i paradigmi diasporici, soprattutto negli Stati Uniti. Norberto dunque si è inserito in questa posizione molto particolare, che ha consentito poi questo libro. E direi quindi, in qualche modo, facendo che cosa? Cioè con una verifica sul campo della validità anche di quelle griglie teoriche
diciamo, e critiche che venivano sviluppate a livello dello studio, a livello della ricerca. Aspetto non secondario, secondo me, anche per valutare questo libro, perché appunto qui mi consento di aggiungerlo questa notazione anche in quanto studioso della materia, sia pure da un punto di vista letterario, cioè questo è stato per molto tempo e per certi versi continua anche adesso, sia pure in misura ridotta, un campo pieno di stereotipi, pieno di luoghi comuni, diciamo, e dove spesso i paradigmi teorici e critici sono applicati con uno schematismo tale per cui a quel punto, a un certo punto, non esiste più la storia, non esiste più l'aspetto sociale, culturale, diciamo, è un'applicazione. Questo purtroppo devo notarlo anche negli studi sulla immigrazione in Italia. Oggi spesso si verificano questi fenomeni. Basti pensare alle griglie postcoloniali che creano spesso una grande confusione e che non hanno un riscontro, ovviamente il discorso non è per tutti, ma spesso, voglio dire, hanno una validità da un punto di vista scientifico, storico, culturale, linguistico, di poco conto. Ultima notazione non di poco conto per spiegare questo libro, l'accennava l'onorevole Ricciardi. Norberto Lombardi dirige da molti anni una collana di studi sull'emigrazione dove sono apparsi più di 30 volumi e anche questa esperienza, voglio dire, gli ha consentito di avere questo sguardo su un campo molto largo, come cercavo di spiegare. Questi aspetti che ho sottolineato finora, secondo me, sono indispensabili per entrare poi nel merito delle pagine di questo libro, di queste 20 interviste, che tra l'altro hanno poi una caratteristica fondamentale. Qui accenno solamente all'aspetto strutturale del libro, che però anche questo è molto interessante. E cioè il fatto che queste esperienze nate, queste interviste nate come registrazione al magnetofono, come si dice, e sul campo, cioè intervistando direttamente, spesso, quasi sempre, nei loro paesi diciamo in cui è avvenuta la loro vita di emigrati di prima, di seconda generazione, poi dipende dai casi specifici. Diciamo che a questo punto l'intervista poi trova nel libro una ristrutturazione, nel senso che c'è una, non abbiamo domande e risposta, ma abbiamo una ritrascrizione fedele ovviamente ai concetti, alle parole, alle idee degli intervistati, ma diciamo esposte, ricostruite con una scrittura molto accattivante, narrativa, diciamo, che fa capo, ci ricorda anche per chi conosce un poco come me gli anni 50, rinvia a libri fondamentali in questo tipo di metodologia dell'indagine sociologica, socioantropologica, culturale. Mi riferisco per esempio a un libro famoso come Contadini del Sud di Rocco Scotellaro, che è uscito nel 54, un anno dopo la morte precoce, muore a 30 anni Scotellaro, che è un libro che ha fatto storia, dove appunto all'origine c'è l'intervista, appunto come quelle che Norberto ha realizzato con gli intervistati, ma poi c'è questa riscrittura che tra l'altro rende la lettura poi, diciamo, una lettura gradevole, una lettura non noiosa, perché c'è un filo narrativo dove gli intervistati parlano in prima persona, ovviamente. Dunque a quel punto l'intervista diventa una storia di vita. Questa è la, secondo me, l'aspetto da un punto di vista strutturale del libro, dal punto di vista della lettura, un aspetto molto interessante. L'altro filo rosso, in genere gli intervistati sono emigrati di qualità, come si dice, cioè sono professori universitari, politici, come si ricordava prima, sono giornalisti, sono editori, sono fotografi, sono imprenditori di un certo livello. Ebbene, è un filo rosso che però ovviamente di cui bisogna tener conto, perché ci muoviamo su un certo livello, diciamo, sociale e culturale. Ma l'altro aspetto che
l'altro filo rosso è quello che siano tutti molisani, cioè nel senso che hanno radici molisani di prima e di seconda generazione. Ora, questo che potrebbe sembrare un aspetto che, diciamo, limita l'orizzonte, in realtà non è così. È, secondo me, un valore aggiunto, cioè nel senso che questa dimensione storico-geografica non ne circoscrive il valore, perché rispetto a una che eventualmente è più generale, meridionale in generale o nazionale, in quanto consente di intersecare in maniera più specifica, cioè gli aspetti identitari, sociali, antropologici del mondo di partenza e di quello di arrivo. Mi pare che in qualche maniera l'onorevole Ricciardi accennasse anche a questo elemento. Dunque, non si tratta, sia pure appunto trattandosi di intervistati, di immigrati di qualità, non si tratta di, come dice giustamente l'autore, di piantare delle bandierine, diciamo, per solleticare, diciamo, rispetto a questi protagonisti, le loro radici, ma si tratta invece di un confronto con interlocutori finalizzato a che cosa? A far emergere una cultura aperta e critica che possa favorire, appunto, per usare in questo caso le parole appunto dell'autore, la formazione di un campo di forze in positiva tensione fra di loro. Le indicazioni utili, ricordando al concetto, rinvio al concetto con cui ho iniziato e con cui cerco di chiudere, le indicazioni utili che vengono da questo libro sono appunto molte, e credo da quello che ho detto finora si possano automaticamente dedurre. Mi limito qui a sottolineare, per ragioni di tempo, solo qualche aspetto. Dicevo degli stereotipi. Uno di questi, che riguarda le migrazioni, riguarda le comunità italiane all'estero, è quello di una emigrazione vista esclusivamente da un punto di vista, frequentando io la letteratura, ho studiato proprio questo particolare nel mondo contadino, per esempio la grande emigrazione transoceanica era un momento di lutto, in qualche maniera, rifacendomi a un grande studioso, il più grande antropologo italiano, Ernesto De Martino, che ha studiato negli anni 40-50 questo fenomeno. Ebbene, legato a questo aspetto, certamente esisteva, l'America era l'altro mondo, quindi era una cesura, una grande cesura, uno shock linguistico-culturale all'arrivo, il problema della ghettizzazione delle elite litere, sono tutti aspetti veri, ma non possiamo limitarci ad analizzare l'emigrazione, quello che è stato un secolo di emigrazione italiana, esclusivamente da questa postazione e da questa ottica. Perché, come emerge da questo libro, come emerge dalle interviste, l'emigrazione è stato anche e molto altro. È stato la capacità per tanti milioni di italiani di fare un salto di vita, una scommessa su se stessi, una scommessa familiare, una scommessa comunitaria, e quindi pensate a quello anche per, qui non siamo in questo caso nel libro perché appunto sono emigrati di qualità, ma pensate a quello che ha significato per tanti contadini analfabeti emigrati l'incontro con la scrittura, cioè la necessità di scoprire la scrittura per poter comunicare con la comunità familiare o comunque del mondo di partenza. Dunque, da questo libro emerge un'idea dell'emigrazione, un'idea dell'altra Italia, quella fuori d'Italia appunto, che va analizzata da una postazione molto più aperta, da un orizzonte molto più aperto, per evitare la continuazione di quegli stereotipi, per evitare la continuazione. Chiudo veramente accennando a un problema che credo l'amico Gino Massullo sicuramente tratterà, cioè il problema. Questo libro è secondo me molto importante per quel discorso che ovviamente all'emigrazione è molto legato, e cioè il problema dell'identità.
un'identità come in un saggio pubblicato alcuni anni fa da Norberto nella rivista diretta proprio da Gino Massullo, Glocale, e dove affrontava il tema del rapporto emigrazione-identità, da cui bisogna uscire quasi da questa contrapposizione, perché l'emigrazione non è una messa in discussione, diciamo un annullamento, un contrasto con l'identità, ma anzi è proprio l'emigrazione ci aiuta a capire un concetto di identità molto più largo, molto più vasto, che nasce dal confronto, che nasce dall'arricchimento, che nasce dalla messa in gioco di se stesso. E qui, facendo il professore universitario, mi verrebbe la voglia, ma non c'è il tempo, il problema anche oggi, quando questi concetti si applicano per esempio al problema dei nostri giovani con competenze culturali, scientifiche, che vanno all'estero. Sì, certo, è una fuga, ma il problema non è della fuga, perché questa fuga, se è finalizzata a un confronto col mondo, va benissimo, perché è una messa in discussione di se stesso, delle proprie competenze e capacità. Il problema è poi avere la capacità di questo paese di riattrarre queste forze e di utilizzarle. Scusate se sono andato qualche minuto oltre. Allora, grazie al professor Martelli, bellissima questa, diciamo, suggestione finale sull'identità come ricchezza, come diversità, come originalità, come dice benissimo Norberto nella premessa. E chiederei di completare questa, diciamo, presentazione da parte del professor Massullo, e poi ovviamente vediamo se abbiamo qualche minuto per qualche brevissimo intervento. Vogliamo anche ascoltare la voce dell'autore, Norberto Lombardi. Prego, professor Massullo. Il più breve possibile. Volentieri riprendo la suggestione e l'invito comunque a continuare il ragionamento sulla identità migrante o sull'identità dei migranti, così come ci viene raccontata, esposta dal libro di Norberto Lombardi, dalla raccolta di interviste, biografie contenute nel suo libro. In effetti il libro è, credo che il nucleo centrale proprio della ricerca di Norberto Lombardi sia proprio in questo caso un discorso sulla identità sociale di provenienza dei migranti, a proposito dei luoghi comuni a cui accennava Sebastiano Martello, ma soprattutto della percezione che essi stessi hanno costruito e raccontato in queste biografie, e come di questa identità, essendo tra l'altro il racconto di Norberto Lombardi diacronico, perché attraversa e comprende tre, forse quattro generazioni, se pensiamo anche ai riferimenti che i protagonisti fanno dai loro antenati, i genitori, eccetera, e quindi dai quelli che sono emigrati già adulti e già intellettuali, ma alcuni di prima generazione, bambini, e che intellettuali lo diventeranno nella diaspora fino all'attualità, viene fuori un discorso di intergenerazionale, e che ci mostra bene come questa identità, la percezione della propria identità dei migranti, sia notevolmente mutata nel tempo in relazione ai cambiamenti che le ragioni e le caratteristiche dell'immigrazione stessa ha avuto. Sul piano sociologico, diciamo, della identità di partenza, e Sebastiano accennava un momento fa, un luogo comune da sfatare è proprio quello dell'emigrazione come esclusivamente come fuga disordinata dal bisogno e dalla disperazione. Ovviamente si parte sempre da una situazione di svantaggio per cercare di raggiungere una più vantaggiosa, e quindi non è che si possa descrivere le situazioni di partenza come idilliache. Ma alla base c'è la ricerca sempre, è un progetto di intrapresa, di miglioramento delle proprie condizioni di vita. E non solo per, come alcuni soltanto degli emigrati protagonisti del libro di Norberto, che partono già da condizioni sia sociali che professionali, a volte già in Italia discrete,
ma non tutti peraltro, perché alcuni, dicevo, diventano intellettuali e migliorano la loro condizione, possono intraprendere un percorso di mobilità sociale solo nell'emigrazione, ma provengono da famiglie contadine piuttosto molisane, piuttosto modeste. Ma va tenuto presente che anche la famiglia contadina più modesta, e che negli anni 50, ma già all'inizio del Novecento, partiva, era in grado di intraprendere un proprio percorso migratorio. Non erano le famiglie più miserevoli del corpo, perché c'era qualcuno che non aveva nemmeno le risorse, quelle poche poi sul piano comparativo ovviamente, risorse necessarie che si potevano comunque mettere insieme per affrontare l'avventura migratoria. Bisognava avere qualche risparmio, bisognava avere una famiglia numerosa che magari bisognava, come bisogna attualmente per gli attuali migranti, avere magari alle spalle una famiglia numerosa che metteva insieme un piccolo patrimonio per necessario alla partenza, che investiva sul membro della famiglia che emigrava nel tentativo di migliorare le proprie condizioni, ma anche quelle della tutta la famiglia. E in questo questa realtà, e quindi questa dimensione di microimpresa familiare, di sguardo al miglioramento, non solo gli storici tradizionali dell'immigrazione avevano coniato il termine, no, del push and pull come elementi che determinano la partenza. In effetti è vero, ci vuole da una parte una necessità, una spinta ad andare via dettata dalla necessità, dall'altra un elemento di attrazione, un mercato del lavoro da un'altra parte, altrimenti la tensione non si innesca e la corrente non parte come in un circuito elettrico. Ma questo ha determinato sempre, non solo quindi nei casi più fortunati, il meccanismo migratorio. E lo raccontano anche diversi dei protagonisti, dicevo, del libro di Norberto. Franca Jacovetta, per esempio, il cui intervento è molto interessante anche perché affronta le questioni di genere legate all'emigrazione e al ruolo della donna in questo processo, descrive benissimo questo concetto quando scrive, e mi piace citare, mi sono appuntato la sua, perché con parole molto semplici ma sintetizza anni e decenni di ricerca storica sull'emigrazione. Lei dice: la miseria contadina, la miseria tra virgolette, deve essere intesa non in termini di mancanza assoluta di risorse, ma di mancanza di prospettive, della possibilità di esaudire un naturale desiderio di miglioramento e promozione umana, nemmeno sociale, umana, che quella realtà, quella di piccole proprietà contadine frantumate, non poteva assicurare. Quindi spiega benissimo questa cosa. E spiega anche come poi è stata possibile la mobilità sociale quando si è realizzata nei casi di successo, piccolo, grande, nei luoghi di arrivo. Ed era legato alla struttura dei consumi. Le dice: una struttura dei consumi che solo ha consentito il miglioramento economico e sociale a prezzo di enormi sacrifici, questo sì. Dice: non ci mancava nulla di necessario, non avevamo nient'altro che il necessario. E così Jacovetta, per esempio, come molti altri, da figlia di contadini piccolissimi proprietari molisani, è diventata docente universitaria, eccetera, eccetera. Oltre che questa l'identità quindi di partenza, ma è molto, forse ancora più interessante, perché questo è importante dal punto di vista dell'utilità del volume, perché questo, che è un dato già acquisito dalla storiografia sull'emigrazione, noto agli esperti, ma che non stenta a entrare nel senso comune, tant'è che ancora oggi qualcuno si sorprende quando un immigrato che sbarca magari da un barcone clandestino ha in possesso del cellulare, o aveva i 1.000 o quanti migliaia di euro per pagare lo scafista. Li aveva perché qualcuno aveva investito. Anche quello che a noi sembra, ed è per certi versi, una fuga dalla disperazione, però è qualcosa di organizzato, di costruito, di faticosamente, e che andrebbe quantomeno rispettato. Ma ancora più interessante, forse, nel libro di Norberto Lombardi è l'analisi della trasformazione dell'identità
dei migranti nella loro percezione. Qui proprio il libro ci dà un escurso su un quadro, un affresco della trasformazione che si può individuare, e sintetizzo perché credo che il tempo ormai sia diventato veramente poco, nel confronto tra le diverse generazioni protagoniste del fenomeno. Se noi guardiamo ad esempio alla prima generazione presente, di emigranti presente nel volume, cioè quella emigrata già adulta negli anni 50, molto spesso in questo caso intellettuali già affermati o in via insomma di affermazione nel nostro paese, come il più famoso e il più affermato di tutti, senz'altro Giuseppe Rimanelli, ma anche Pietro Corsi o il fotografo Baccaro Monaco, e tutte le persone che già in Italia avevano una loro identità e una possibilità di restare, tutto sommato. Se la ragione della loro partenza va cercata quindi non tanto nella necessità economica quanto in una sorta di asfissia culturale, sono le parole che usa Pietro Corsi, sofferta nel paese ma anche nel capoluogo di provincia, Campobasso, e poi persino a Roma, vissuta comunque come un ambiente troppo salottiero, diremmo, conformista comunque per chi si percepiva come i nostri anticonformisti, non adatta comunque a loro a spiriti liberi di controcorrente come loro si percepivano, e poi giocava d'altra parte come elemento di attrazione il mito interculturale, in questo caso americano, scoperto e alimentato, lo sappiamo, proprio attraverso la scoperta della letteratura americana che Pavese e Vittorini avevano portato in Italia, eccetera. Il loro percorso è un percorso, potremmo dire, lineare, che va da un punto di partenza a un punto d'arrivo, va verso Occidente, senza ipotesi di ritorno definitivo in patria. Una scelta, sì, magari fatta di tanti spostamenti, sempre on the road, tra l'altro, visto il periodo in cui questo è la generazione a cui questi nostri emigranti appartenevano, ma è per essi il luogo di partenza, il Molise in questo caso, ma credo che valga per qualunque altro luogo di partenza, diventa un luogo mitico, è anche proprio mito poietico. Il luogo del ritorno, quando c'è, per loro è temporaneo, è il luogo della nostalgia, comunque, del riposo dalle battaglie condotte nel mondo. Anche quando si lavora moltissimo, come nel caso di Rimanelli, ma qui il maestro è Sebastiano, ma in ogni caso credo di poter dire che anche un intellettuale, uno scrittore della grandezza di Giuseppe Rimanelli, che torna non solo ma proprio a lavorare, a scrivere, a studiare del Molise, del dialetto molisano, lo studia, lo trasforma, lo contamina, ma sta sempre studiando e ricercando le radici che non conosceva, stavo per dire che aveva perduto, ma molto spesso gli emigranti proprio non conoscono le loro radici, partono dal loro paese, il caso di Rimanelli è emblematico, parte da un paese ma che è proprio descritto come il vuoto nella sua esperienza, un giovane, un ragazzino che era stato in paese, in seminario, che non sapeva niente del mondo e che scappa approfittando di una certa situazione terribile come la guerra, e quindi non sapeva niente nemmeno del luogo da cui era partito, e questo bisogno di ricostruire le radici per ricostruire, per tenere insieme un'identità, ma è comunque sempre una ricerca del passato, del luogo da cui si proviene, la ricerca delle proprie radici. Completamente diversa, e concludo, è la condizione degli emigranti attuali, dei nostri giovani plurilaureati, in possesso di dottorati di ricerca e di master, che parlano molto più, magari non dico sempre altrettanto colti, ma senza dubbio molto più preparati dal punto di vista professionale di quanto non fossimo noi alla loro età, costretti per un verso e dall'altro però spinti a cercare esperienze all'estero. Qui opportunamente una delle protagoniste, una delle persone che raccontano la loro biografia, Norberto, la giovane Palladino, parla opportunamente di spirale, descrivendo la sua esperienza emigrante, di giovane che
ottiene un lavoro precario, un contratto una volta in un paese straniero, una volta nell'altro. Attualmente mi pare che abbia un contratto di ricerca, docente universitaria a Bruxelles, ma nella sua esperienza di continua andata e anche di ritorno in Molise. Molise dove, o luogo di origine, dove ha vissuto, è cresciuto, ha studiato, che quindi conosce benissimo, che non è un luogo mitico della memoria da riscoprire, da così, ma è un luogo noto, conosciuto, in cui si continua, anche per la facilità relativa, ma comunque delle comunicazioni, sia come dire, telematiche, virtuali che concrete, dei trasporti, e che questo consente. Lei descrive il suo viaggio come una sorta di archiconce, di spirale sempre più ampia che la porta sempre più lontano, con momenti di ritorno, con tentativi o tentazioni di restare in Molise, ma poi che portano sempre a una nuova partenza, a una nuova esperienza. Questa è una dimensione che arriva nell'ultima intervista, nell'ultima biografia, quella di Santillo, un altro studioso insigne, che un altro cervello in fuga, tra virgolette potremmo dire, ma che non si sente affatto in fuga nel racconto che fa, perché anzi rivendica una sorta di condizione di estraneità, di emigrazione come scelta di estraneità, come esilio, come scelta dell'esilio, che è una posizione esistenzialista, potremmo dire tendenzialmente anarchica, ma che curiosamente, ma emblematicamente secondo me, si ricollega in un cerchio, e non so quanto appunto la scelta, che è cronologica sì, ma anche la scelta di disposizione dei saggi e della biografia non è casuale. L'ultima intervista, con questa indicazione forte di emigrazione come scelta, di la dimensione dell'esule come un elemento di libertà e di estraneità quasi dal mondo, si ricollega alla posizione del primo degli intervistati, cioè di Rimanelli, che negli anni 50, per esempio, recensendo un libro allora forse fin troppo famoso, ma comunque Lo straniero di Colin Wilson, che tra l'altro era la traduzione sbagliata del titolo, che era Outsider, comunque un outsider che è comunque uno che è fuori da un contesto, no? Da una società. No, non era underdog, non era così, non era abituato al piagnisteo Rimanelli o all'autocommiserazione, però a questa dimensione di esule volontario, che è dimenticata quasi con qualche compiacimento. Ecco, per chiudere davvero, io credo che abbia fatto bene Norberto a mettere ad esergo del suo bel lavoro la poesia di Cavafis su Itaca, dove c'è contenuta una, come dire, non c'è nessuna acrimonia, nessuna particolare richiesta nei confronti dell'Itaca di partenza, ma un senso di gratitudine. Per esempio, se la confrontiamo con la disperazione di un'altra, no? Fin troppo facile citazione, quella pavesiana della Luna di Falone, anche lì c'è un paese che ci vuole, ma è un paese in cui il ritorno reale non è possibile ed è disperante. Qui c'è questa accettazione. Ha fatto bene, perché secondo me questa idea di un esilio volontario è un poco troppo intellettuale, direi io. Perché? Ma non perché per non apprezzare la finezza anche intellettuale di chi la propone, ma perché questo campo di forze con cui Norberto Lombardi rappresenta l'attuale situazione dell'emigrazione italiana, in questo caso, ma si potrebbe ampliare il concetto, non è un campo di forze. Quindi no, non linee dirette, ma un campo di forze, non è un campo di forze equilibrato, in cui tutti i pianeti si tengono come in un sistema solare ben ordinato. È un campo di forze estremamente squilibrato, dove ci sono territori che perdono, il nostro per esempio,
perdono persone, perdono competenze, perdono, lo accennava anche Sebastiano in conclusione, ed altre che le acquistano. E quindi qui la questione, giustamente Norberto la rinvia, e credo che sia uno, a proposito di utilità degli insegnamenti più importanti, con soltanto apparente paradosso, alle comunità di partenza. Sono loro che debbono sforzarsi di diventare non solo interlocutori, come dice Norberto, credibili per gli immigrati, per quelli che sono partiti, in un rapporto che sia utile tra paesi d'origine e immigrati, ma che diventino luoghi appetibili per chi è partito e vorrebbe tornare, per chi è rimasto però pretende condizioni e diritti costituzionali che ancora non riesce a esercitare, o per chi arriva per la prima volta e vorrebbe essere accolto in maniera dignitosa, in maniera da poter dare il proprio, peraltro ormai indispensabile, contributo a una società come la nostra, così vecchia ed esangue. Allora, grazie davvero a entrambi, al professor Massullo e al professor Martelli, perché ci hanno arricchito questa presentazione con delle considerazioni opportune, importanti, sia sulla figura dell'autore, e credo che meritasse, ma anche sull'opera in sé, che, come avrete capito, insomma, va al di là appunto dei semplici aspetti storiografici, ma attraversa sociologia, psicologia e varie dimensioni. Noi voglio soltanto dare la parola a Norberto per concludere, dicendo che qui in sala ci sono esperti della materia, persone che hanno condiviso con Norberto Lombardi traiettorie politiche, culturali, professionali, e quindi potremmo fare un'altra ora o più di dibattito soltanto ascoltando, immagino, le vostre così provocazioni, interventi, testimonianze anche. Purtroppo i tempi ce lo impediscono, e quindi sono costretto, ma è una costrizione piacevole, a dare la parola a Norberto per le sue considerazioni, dico conclusive, nel senso soltanto della conferenza stampa, ma insomma sappiamo che con Norberto tutto quello che si conclude ha poi un nuovo inizio. Prego, Norberto. Non perché lo dica il protocollo, ma sento proprio sinceramente il bisogno di ringraziare Fabio per questa iniziativa che ha preso, i parlamentari, gli amici parlamentari che mi hanno onorato della loro presenza e delle loro parole, e gli amici Gino e Sebastiano che ho voluto in questa occasione, ed è una minaccia, vorrò anche nelle successive occasioni, così in cui si discuterà di questo libro, voluto con me semplicemente perché li considero i miei maestri, cioè quelli che mi hanno aiutato a trasformare una passione, un interesse, diciamo così, più o meno generico, qualche volta animato da emotività, in un campo di studi, e anche in uno stimolo di scrittura che spero venga accolto da tutti voi con benevolenza. Ho poi capito anche a che servono i libri, insomma, finalmente, insomma, dopo 80 anni, a rincontrare tanti carissimi e begli amici, insomma, che ho avuto nel corso di questo percorso. Per cui, insomma, ecco, anche questa è una minaccia, insomma, succederà che quando sentirò la nostalgia, spesso mi accade, insomma, ecco, della vostra presenza, ne scriverò un altro, insomma, con la speranza che possiate venire, insomma, ci possiamo rivedere, mi è capitato per amici che non vedevo addirittura da decenni, grazie, insomma, ecco, questo voglio dire. Oggi, per una ragione forse casuale ma non banale, è il 115° anniversario di Monongah, della maggiore, come sapete, tragedia di lavoro che è accaduta nella storia dell'emigrazione in genere, in quella italiana in particolare, anche in questo caso centinaia di morti, 86 dei quali molisani, Duronia, tu sai,
Quindi, insomma, lo dico non solo perché vedo tra di noi il vice ministro Franco Danieli, che in occasione del centenario volle squarciare questo velo di oblio lungo un secolo che si era addensato su questa vicenda, ma volle anche, andammo proprio lì, insomma, ecco, in quasi in omaggio devoto, ha voluto anche restaurare, insomma, il cimitero di Mononga, dove sono sepolti questi, sono stati sepolti questi minatori, e lasciare un segno della presenza italiana con un memoriale. Dicevo, lo dico non solo per questo, ma anche per dire, così per sottolineare quale sia lo spessore storico, ma anche umano, ma anche etico, della emigrazione italiana. E lo dico ancora per misurare anche non solo il tempo, ma lo spazio culturale che c'è nella vicenda emigratoria italiana. Io ricordo, vedete, ho purtroppo tanti anni sulle spalle da potermelo ricordare, quando i nostri contadini alla fine degli anni 40, agli inizi degli anni 50, venivano a salutarci, insomma, ecco, prima di partire per l'Argentina, per un paese transatlantico, e usavano questa espressione: se non ci vediamo più a questo mondo, speriamo di rivederci a quell'altro mondo. L'altrove, allora, in parole povere, era il rischio, la vanificazione, il pericolo di una vanificazione, insomma, lo smarrimento, insomma, non sempre era l'opportunità che si offriva per costruire, per guadagnare una diversa esistenza. Esisteva anche questa dimensione. In queste lunghe chiacchierate che in diverse parti e in diverse parti del mondo ho fatto con costoro, ma mi permetto di dire, ho fatto centinaia di interviste, qui ho pensato di raccogliere solo quelle a intellettuali, perché non perché l'esperienza di vita o di pensiero, la riflessione degli intellettuali valgano di più, insomma, ma solo perché mi offriva l'opportunità di una più diretta tematizzazione delle questioni, insomma. Allora, ecco, ho fatto ricorso a questi, con la speranza che anche, diciamo, le vicende di vita più ordinarie, insomma, possano trovare in qualche maniera un'occasione di pubblicazione, di conoscenza, ripeto, per quanto riguarda tutti quanti gli altri. Ebbene, dicevo, in tutte queste interviste che ho raccolte, non ce n'è una che abbia inteso il posto di insediamento, il posto di vita, il posto di lavoro come, non dico come un rischio, ma come qualcosa, insomma, ecco, che possa indurre a recedere, a fare a ritroso il cammino che si è compiuto. Tutti hanno detto che si è trattato di una scelta, l'altrove questa volta è stata una scelta, e anche quelli che sono nati all'estero, che quindi sono nati in una condizione di necessità familiare, diciamo così, alle spalle, hanno accettato questa condizione di partenza come proprio il terreno della sfida per la propria esistenza, per il proprio miglioramento, ma anche, diciamo così, per la propria elaborazione politica. Quindi c'è veramente, insomma, ecco, un'altra cultura, un altro mondo. E credo, ecco, che proprio questo debba indurci a riflettere seriamente sui valori, insomma, sulle qualità di queste persone, non sto parlando dei 20 ovviamente, ma di tutte le personalità, insomma, che l'Italia ha nel mondo, e della possibilità di contribuire intanto ad un dialogo interculturale, ma anche in qualche maniera con un'operazione transculturale, di operare nei paesi, nelle realtà dove sono,
per condizionare la mentalità, le idee, insomma, ecco, la condizione di vita, la condizione culturale, insomma, di, appunto, di quelle realtà, per condizionarle anche con punti di sensibilità che sono nostri, insomma, con motivi identitari che sono nostri, con strumenti culturali, messaggi culturali che sono nostri. E io dico, lo dico in questa sede perché ho di fronte autorevoli interlocutori politici che proprio in questo campo hanno tutta una legislatura davanti, fatemi la carità, insomma, liberate questa questione, cioè delle risorse che l'Italia ha nel mondo da questa ossessione del ritorno. Io capisco che rispetto alla dimensione che in particolare la nuova immigrazione ha assunto, occorre fare, agire, proprio fare azioni politiche che in qualche maniera prevedano anche la possibilità di ritorno, lo capisco. Ma se questa diventa l'unica prospettiva, si finisce con l'immiserire, con il limitare. Noi dobbiamo conoscere, prima di tutto, conoscere dove sono, quali sono, magari attraverso una lettura intelligente, diciamo così, articolata per competenza, per settori, e non limitarci ad una mappatura generale, generica, che in genere fanno le nostre rappresentanze diplomatiche. Ai tempi di Tremaglia si era iniziato così, ma con quel bozzolo corporativo che parecchi, insomma, ecco, ricorderanno. Per la verità, mi pare che proprio tu hai risollevato la questione, Fabio, anche nella scorsa legislatura si era avviato questo lavoro, mi pare che Eugenio lo seguiva, insomma, di capire, ecco, queste risorse dove sono, ma farlo anche con un'articolazione territoriale di dimensione regionale, insomma, cioè con uno stretto riferimento al territorio, che diventa la chiave fondamentale per usare queste risorse, per usare queste energie. Vedete, io ho trovato, mettiamo da parte il libro perché può sembrare, insomma, ho trovato di enorme interesse, non soltanto un interesse conoscitivo, insomma, come vivono gli altri, come vivono gli italiani presso altre realtà, ma per la nostra condizione, le cose che ho ascoltate da queste. Quando una Franca Jacovetta ricostruisce la sua storia familiare, insomma, ecco, una famiglia contadina che arriva nella una metropoli come Toronto e quindi deve fare mille cose, disperatamente mille cose, e descrive anche questo progressivo distacco generazionale, insomma, fra se stessa ragazza ormai moderna che ogni momento frequenta, insomma, ecco, giovani della sua età con una diversa mentalità, eccetera, insomma, e i litigi che fa con la madre per ottenere il permesso di uscire la sera con gli amici, di fare dei viaggi, delle gite, eccetera, e conclude questo percorso, che è un percorso esistenziale, ma che diventa anche poi in qualche maniera un discorso culturale, lo conclude con una lettura femminista della storia dell'emigrazione italiana, insieme con Gabbaccia, insomma, ecco, che sappiamo ha scritto pagine fondamentali in questo senso. Io dico, ma veramente c'è da imparare. Quando, per esempio, nel laboratorio del Quebec, insomma, canadese in genere, ma del Quebec in particolare, tu sai bene, Francesca, insomma, di che parliamo, sento, ecco, leggo questa tensione permanente, insomma, permanente fra la vecchia visione, insomma, multiculturale, che era una visione ormai del tutto sorpassata, anche se istituzionalmente ancora si insiste in questa dimensione ormai del passato. Perché sorpassata? Perché il multiculturalismo prevedeva una serie di culture in
la coesistenza statica di una serie di culture, insomma, ecco, ma senza invece, voglio dire, un impulso dinamico. E quando sento parlare anche di una esigenza di superamento dell'interculturalismo, perché anche l'interculturalismo in effetti è dialogo fra culture determinate, le quali però restano ognuna in se stessa, a favore di operazioni transculturali in cui c'è questo meticciato, questa combinazione continua, insomma, che parte dalla quotidianità, dalla canzone che si canta, dal concerto che si va a sentire, eccetera. Allora io mi dico, ma è proprio sicuro che queste cose non servono a noi italiani per affrontare la transizione che stiamo attraversando da paese di storica emigrazione in paese anche di immigrazione? E quali enormi benefici potrebbero derivare da un impossessamento di queste tematiche, insomma, potrebbero derivare per esempio nel lavoro scolastico, nel lavoro formativo, soprattutto in termini di metodologie interculturali, questa benedetta legge che stai ripresentando, insomma, ecco, con una convinzione, che era una fedeltà che, di cui ti va dato atto, ma sarebbe veramente una chiave di miglioramento del paese, insomma, ecco, non stiamo parlando di loro, stiamo parlando di noi. Così come quando sento questa forte insistenza di uno come Marco Micone, che pure si può discutere secondo tanti altri profili per quanto riguarda la scelta che Bequasa, insomma, ecco, che dice, insomma, attenzione, ci siamo molto affannati e ci stiamo molto affannando sulla cittadinanza, io dico formale, insomma, cioè la questione che è aperta in Italia e che ci fa battere la testa, vergognandoci, insomma, rispetto a tutto il mondo, la testa sul muro, eccetera. Ma attenzione, perché noi che l'abbiamo raggiunta scopriamo che non meno importante è la questione della cittadinanza sostanziale, che è quella, insomma, ecco, che si costruisce attraverso un sistema formativo, non l'apprendimento della lingua locale, ma un sistema formativo che mi dia tutti gli strumenti per poter in qualche maniera giocare le mie carte in una realtà straniera, insomma. E così sul problema del lavoro, e così sul problema dei servizi sociali, insomma. In effetti, arriva a dire Marco Micone, per me il recinto etnico è semplicemente un recinto, un fattore di ritardo, perché non c'è alcuna differenza fra l'emarginato etnico italiano o dei paesi che appartenenti ai paesi che stanno arrivando, no, e l'emarginato di origine francese, insomma, ecco, che sta con le pezze sul sedere e che non riesce, insomma, ecco, a realizzare se stesso in queste cose, o che soffre, diciamo, di una serie di privazioni sul piano sostanziale. Aggiungo, continuo a dire, possibile che non ci servano queste cose. Ecco perché io dico, attenzione, insomma, ecco, noi dovremmo avere una visione, forse un orizzonte un poco più ampio, lavorare certamente su questo tema delle nuove migrazioni, aggiungo, mi permetto di aggiungere, anche in termini formativi, insomma, perché i nuovi flussi di emigrazione continueranno. È inutile stare lì a dire, ma noi dobbiamo impedire, questi sono comizietti di, insomma, di propaganda, insomma, ecco, che lasciano il tempo che può. È inutile dire, dobbiamo impedire o dobbiamo fare in modo, sì, tutto questo è vero, ma sappiamo tutti già in partenza che queste cose avranno una ricaduta limitata, e quindi esiste un mondo al di fuori di queste realtà, di questi flussi, che va governato, che va approcciato, che in qualche maniera va organizzato secondo i nostri interessi. Ecco perché dicevo la mappatura a livello nazionale, ma a livello regionale. In secondo luogo, e concludo veramente, insomma, quella che una mia, sinceramente, è una mia ossessione, questa della
proprio della centralità culturale, ma io dico dell'euro-italicità, insomma, cioè della, di una cultura intesa in senso centripeto, dell'Italia che deve insegnare al mondo e anche ai suoi figli. Non usiamo più, grazie a Dio, queste parole, ma spesso facciamo la stessa cosa, ci limitiamo alla formazione in italiano all'estero, che gode fra l'altro sempre peggiore salute, è un segnale che voglio dare ai parlamentari. Ci limitiamo a questo, mentre come sarebbe diverso, quanto ancora avremmo da guadagnare se concepissimo la cultura italiana come un dare, come un avere rispetto a queste situazioni che maturano in realtà diverse, che maturano nell'altrove e che possono in qualche maniera anche contribuire a svecchiare i nostri canoni, insomma, a svecchiare le nostre, a superare quel limite di provincialismo, insomma, ecco, che persiste, purtroppo persiste, non soltanto nella cultura in genere, ma anche in quella accademica italiana. Ci sarebbe da fare tante cose, soprattutto da ascoltare e da imparare tante cose, perché le persone presenti, purtroppo, insomma, lo faremo, diciamo, un'altra volta, alla prossima convocazione degli amici. Noi accettiamo volentieri la minaccia di Norberto, come avevo detto. Le conclusioni di Norberto non sono mai delle conclusioni, ma sono delle provocazioni per lavorare su varie materie. Quindi ringrazio Norberto, ringrazio tutti, al prossimo libro allora.